e arriva anche The Serpent Rogue sul canale di Marco Drums Games. Ragazzi, seguitemi perché porto un sacco di contenuti strafichissimi, giochi incredibili. Allora, nuova partitozza. Scegliamo il personaggio. Un po' più cicciottello, mi piace. Un po' come me. All'incrocio dell'esistenza stessa vi è un serpente che si morde la coda e continua a mordere, mordere, senza mai inizio né fine, in perfetta armonia. Eppure ci sono coloro che vorrebbero nuocere al serpente e spalancarne le fauci, poiché alcune cose prosperano solamente nella discordia e nella rovina. Il ciclo è spezzato, l'equilibrio perduto. Boom! E tutto ciò che resta non è che il veleno di The Serpent Rogue. Welcome to Marco Drums Games Channel. Follow me, raga, follow me! YouTube, Twitch, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e Discord. Follow me! Eccolo! Ciao! Ok, Johnny! È un posto che fa un po' paura, eh? Solomon. Il primo passo è sempre più difficile. Non preoccuparti, ben presto ti abituerai al tuo corpo. Hai un compito arduo avanti a te. Non sarà facile, ma farò in modo di insegnarti tutto ciò di cui hai bisogno. Per esempio, con quello potrai uscire da questo luogo intermedio. Ci rivedremo custode in un luogo più stabile. Ah, dimenticavo! Se fossi in te mi affretterei. La corruzione sta arrivando. Oh. No, non so perché l'ho detto. Faceva ridere la risata satanica solita di questi giorni. Allora, corriamo? Si può correre? No. No. Sto facendo di tutto. Raga. Sto facendo di tutto. Corri, corri. Corri. Ah, ok. Infatti non cerco. Anche il gioco mi ha detto. Marco Drums è il cerchio. Muoviti. Vai. Via. Raga. Via. X. È stata tosta, come tosta. Molto bello, molto dettagliato. È cartonoso chiaramente, ma perché il gioco sarà fatto così. Ma è dettagliato, bello. PS5, eh? Finalmente è stato un lungo viaggio, ma ce l'abbiamo fatta. Mordus, la fonte della corruzione. Il suo male si diffonde come se fosse fuoco e consumerà tutto prima o poi. Non puoi continuare così, abbiamo molto lavoro da fare. La terra corrotta. Now missions. Mission complete. Allora, investiga i luoghi. Che bella lampadina. Scopri. Povera creatura, la corruzione non risparmia proprio nessuno. Povera, davvero. Sono rimasto un po' male. Allora, attraversa la nebbia. Non lo so. Andiamo sopra? Probabilmente il ponte è rotto. Sono letteralmente caduto.
Ah, aspita, però qua c'è la telecamera è fissa, eh? Ingrediente trovato, gli ingredienti possono essere usati per creare delle potenti pozioni con effetti unici, dall'evocare i vacui fino a trasformare in un essere di un'altra specie, ma prima di poter usare tali ingredienti devi studiare la struttura di un laboratorio di ricerca, capito? Ok, vabbè, tanto noi l'abbiamo preso. Cosa vedono le mie occhiaie? Mela, carne cruda, foglia di terra. Incredibile, pensavo che c'era qualcosa di più. Carrozza rossa. Questo carro è a pezzi, forse era un altro custode. In questo reame, fra i reami, nemmeno quelli come te sono sicuro. Sì, sono quelli che vi hanno portato dall'altra parte fino a qua. Effettivamente è un mondo difficile. Allora, se non cadevo non entravo sicuramente di qua, quindi è andata bene. Allora, dobbiamo per forza attraversare la via. Oh! Oh, è caduto proprio. Wow! Soldi! Guarda, niente. Cos'era? Era fangato. Il bello di questi giochi, amici miei, è proprio anche prendere le cose, eh? Quindi bisogna passare un po' di tempiello. Quando passi la modalità furtiva puoi muoverti senza che nessuno ti veda, analizzare creature senza correre al rischio. La modalità furtiva ti permette anche di borseggiare, ma usa questa abilità con cautela. Ah, mi ha sgamato. Solomon, lontano dall'oscurità, ma nell'ombra. I custodi hanno giurato di servire il ciclo e proteggere l'equilibrio, eppure quando è un luogo pericoloso, perfino per noi, questo. Comunque, perché non provi a esplorare quest'area in cerca di materiali ed equipaggiamento? Vale la pena addestrare le tue abilità all'attacco con l'ausilio del manichino. Questo non è un reame pacifico, non più. Ok. Come faccio a togliermi sto gauss? Ah, c'è anche un chiosco. Sembra una bacheca delle richieste. I custodi spesso usano per aiutare le anime perdute se ne hanno bisogno. Richieste aumenta man mano che ricerchi nuovi ingredienti. La vita e vale sempre la pena aiutare chi è in difficoltà. Ok. Perché l'ho distrutto? Non so, interessante. Interessante come. Ah, non posso farlo. Raccogliamo le bacche. Oh. Allora, uno è... No, corruzione. No, ma che fai? Mi sa che è solo così, eh?
puoi sapere a che livello è forte. Vabbè, io ho il manichino, due legnate glielo date. C'è qualcosa che si muove sotto la superficie, sembrerebbe l'ischia di pesce. Getta un verme, potrebbe... Ah, ok. Beh, un paio di pescetti crudi ci sono qua, però. Allora... Aspetta una zitta. Solomon, una scatola affascinante, vero? Non serve solamente a ricercare nuovi ingredienti, ma anche a creare potenti pozioni. Questo è mio, ma puoi averlo tu. Grazie, non preoccuparti, custode. Ne creerò un altro per me più avanti. Provo a usarlo per ricercare qualche ingrediente. E ricorda, se mai dovesse perderlo da qualche parte, nelle terre isolate, puoi sempre usare un tavolo di ricerca nella casa, nelle case. Nella casa. Ok. Dai, usiamolo. Sono... Allora, questo che cos'è? Svolgi le tue ricerche. Per imparare a usare l'ingrediente devi studiare alcuni campioni. Ogni ingrediente deve essere ricercato una volta prima di essere usato per creare qualcosa. Puoi tenere traccia dei suoi progressi per ogni ingrediente nel tuo diario. Ok, ricerca. Oh, vedi? Vitalità. Aggiungi. Ok. Non ho capito. Crea. Allora, vuoi preparare una pozione speciale? Prima di poter usare l'ingrediente devi esaminarlo al laboratorio, ok? Conoscenza, puoi usare questi effetti, esperimenti alla base degli ingredienti. Ma fai attenzione. Ok. Beh, io direi che... Vera. Pozione insipida. Interessante. Allora, tac tac. No, niente, c'è solo una... Vabbè, ho fatto una pozione insipida. Pozione insipida. Interessante. Opzioni. Dove posso mettere le opzioni di qua? Queste. Sarà un qualcosa. Ma quella mia pozione strafichissima dov'è che è andata? Perché c'ho in mano una zucca? Forte. Questo annuncio è sporco di sangue, qualcuno deve avere gran bisogno di questa... Ok. Allora aggiungi 5 e vitalità, quindi devo andare in giro. Se fossi stato per me, non saresti mai venuto in questo posto ad affrontare un grave pericolo. Ma permettimi, se non altro, di darti alcuni consigli. Dovrai essere isolato prima o poi. Esiste un antico albero con radici profonde e forti, e tale albero è avvolto dalle fiamme della rovina. La corruzione, ovviamente, e non ti permetterà di avanzare, ma senza combattere almeno. Non senza combattere. Buona fortuna, spero che ci incontreremo ancora prima della fine. Non è molto confortante quello che tu hai detto. Questo che cos'è? Wow. Ti permette di creare e migliorare strumenti base come metalli. Ogni tentativo di creare richiede un pezzo di carbone, combustibile e poi una ricetta. Sì. Ah, ma mi ha dato un'ascia grande.
Carbone, ah, mi sta dando già qualcosa. Tomo mi ha dato un qualcosa. Uova. Riposa. Verso. Ah, hai visto? Caspita. Si rialza che benissimo. Chi è che spiega? Straniero, il pozzo sta sussurrando. Riesce a sentirlo? Avvicina l'orecchio, lancia una moneta, esprime il desiderio e riceverà una scintillante rimedio contro la corruzione. Non mi credi? Eh? Avvicina l'orecchio, lancia una moneta, esprime il desiderio e riceverà una scintillante. Il pozzo ti parla con una voce che sembra fatta di luce. Le sue parole riescono a riscaldarti. E ce l'ho la moneta. Aspetta che qua c'è un libro. Credo di non avere monete, anche se secondo me una monetina ce l'avevo, eh. Vabbè, una monetina credo di averla. Senti ringhiare, abbaiare ferocemente. Le seguci stanno lottando tra loro. No, 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 stavano contenendo degli avanzi, ma questo sembra essere troppo debole per difendersi. Se gli dessi da mangiare, domatore. Se vuoi domesticare una creatura, devi prima effettuare una ricerca su cosa mangia, così da nutrirla e guarendola e guadagnando la sua fiducia. Tutti i risultati di ricerca compariranno nel diario. Ok. Carne cruda. Ok. Io ce l'ho la carne cruda, come faccio a dartela? No! No! Non volevo! Non volevo, io volevo darti la carne cruda. Non volevo, scusa. Oh. Non volevo davvero, eh. Non volevo, non volevo. Allora ragazzi, allora il cibo
dormi e esci. Se dormo? Oh, caspita! No, mi mangia. Devo stare attacchi in vivo. Apri. Il portiere di custodia, bonus speciale per quelli come te. I portieri di custodia sono legati tra loro, così che gli oggetti conservati in un riessi possono essere presi anche da altri. Oh, guarente, forno di ricetta di laboratorio. Quanto peso? Mi è dispiaciuto davvero tanto quello che ho fatto al cagnolino, perché non volevo, io volevo dargli da mangiare. Perché non sa come sono i comandi, come si fa a dargli da mangiare? Vabbè, non credo che sia successo niente di grave, ma un po' mi spiace. Ah, qua non si apre. Puoi usare questo logo che in modo da migliorare le proprie pietanze. Ogni tentativo di cucinare richiede qualcosa. Ok. Quindi se io voglio cucinare il pesce, un uovo e il formaggio. Con il carbone. Ah, un ciocco e il carbone. Ok, scusa. Servono tutte e due. La dispensa. Questo chi è? Scellerato. C'era qualcuno che mi aspettava, lontano, molto lontano, dall'altro lato dell'albero. Ma ora il molo della dia nascosta, scoperto dalla piccante incendio, piatta assassina. Prosperano con il non fuoco. Chiamava quelle piante arrampicanti minacciose, forse nei paraggi si possono trovare informazioni al riguardo. Aia, fa malissimo. Il ciotolo, vedi qua. E le monetine che ce le ho. Non riesco a capire dov'è il menu. Cioè, sinceramente. Forse devo andare giù di qua. No, forse terre desolate torno dove ero prima, fammi vedere un attimo. Ah no, le terre desolate, proprio come aveva detto l'antico custode, questo significa che quello deve essere l'albero corrotto. L'alberello corrotto. Deve esserci un modo per curare quel caos e liberare il cammino. Sì, però l'albero non si fa passare, eh. Allora io avrei bisogno del ciocco per... Eccoli qua i ceci. Fantastico. Allora, vediamo un attimo. Un po' di acqua che posso andare.
Oh caspita! Oh caspita! Via! Non posso, ma posso pararmi? No, no, no! Via, 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 via! Via, via, via! Quanti ce n'è? Vicina. Allora, un pesciolino, un ovetto e un formaggino. Wow, cosa è venuto fuori? Pasto rancido. Triangolo. Dov'è sto pasto rancido? No, scusa, ho cucinato. Dov'è che è andato? Una mela. Un po' una zucca. Era schifoso questo. Guarente. Ma non... Oh! Cos'è sta roba? Dai! Non riesco a capire perché non dire mi sono infuocato. No, nascondi di te. Ah, quello è per riposarmi. Ok. Rosso è la stanchezza. Se io gli do la carne. Quindi se lui mangia qualsiasi tipo di cibo senza conseguenze, io posso dargli una mela. Non di più. Formaggio? Qualsiasi cibo poi. Beh, non so nulla da dare. Terra. Ai ai ai, un cattivone. No. Mm-hmm.
stai portando un peso eccessivo. Ah, ecco perché. Madonna. Eh sì, perché... Oh, perché due? Ah, attenzione, attenzione, attenzione. Attenzione, attenzione, qua non posso tagliare. Il ceppo lo lascio lì. Aia! C'è un sacco di roba che... Devo riposarmi, raga. Ha un sacco di fame. Ancora sta roba. Della guarigione. Gallina. Dai. Che forte. Non so cosa possa servire, ma figo che è figo. Va bene ragazzi, dai, allora non abbiamo fatto serio? Quello lì mi becca, credo che mi fa male, eh. Scusa, se sono chiusi, scassinarli prima col grimaldello, ok. Ok. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. È veramente strano. No, ma qui è tutta roba... Ma no! Aiuto!
tutto, raga. ho dimenticato di curarmi. Vabbè, dai. L'importante è che si rinasce qui. Dopo la tua dipartita tornerà un luogo sicuro come casa, ma i tuoi possedimenti non torneranno con te, i tuoi oggetti resteranno nel luogo che hai perso in attesa che li recuperi. Ma attenzione, morendo di nuovo spariranno per sempre. Ah, un po' la Souls-like. Va bene, dai. Dai, dai, è stato interessante come inizio gioco, sinceramente vi dico proprio la verità. Bello, bello. E quindi anche la borsetta e il... ho perso tutto. Grande Drums, grande, grande. Ha fatto veramente un bel lavoro. Ah, beh, dai. Qui ci sta tutto però, La cucina, il ceppo. Tavolo di ricerca. Indossa il cappello. E non c'è. E riposa. Beh, dai, dai, dai. Molto bello. Allora... da Marco Drums Games, The Serpent Rogue. Molto, molto bello. Lo consiglio. PS5. Mi raccomando di seguire il mio canale YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Twitch per le live ore 21 tutti i giorni, sabato e domenica alle 15 e tutte le domeniche con la Formula 1. La farò un'ora prima di loro. In più, tantissimi video su YouTube, potete guardarli tranquillamente, ci sono tantissimi giochi, tantissimi video, un po' di tutto. Scrivete, commentate e mettete un mi piace su YouTube e iscrivetevi al canale, chiaramente. E cliccate nella descrizione, lascio tutti i link, cliccate anche su Linktree che vi apre una pagina con tutti i social dove potete iscrivervi per sapere che cosa porto. Ciao ragazzi, alla prossima. Marco Drums Games Channel vi saluta, mettici, ciao.